Ciao da Francesco Massagli di Pianoforte Web. In questa lezione impariamo un esercizio per migliorare nella visualizzazione degli accordi e nel collegamento armonico di questi. Nell'esempio che propongo utilizzeremo solamente le triadi maggiori, ma potrai poi applicare questo esercizio a tutti i tipi di accordo. L'esercizio consiste nel analizzare le note che compongono l'accordo e visualizzare a quali altri accordi appartengono. Vediamo subito un esempio per capire meglio di cosa si tratta. Prendo come primo accordo la triade maggiore di Do, formata dalle note Do, Mi e Sol. La prima di queste note, la nota Do, che è fondamentale dell'accordo di Do maggiore, appartiene anche all'accordo di La bemolle, e quindi terza dell'accordo di La bemolle maggiore, e quinta dell'accordo di Fa maggiore. Quindi questa nota appartiene a tre triadi diverse, fondamentale di Do maggiore, terza di La bemolle maggiore e quinta di Fa maggiore. Vediamo adesso come collegare questi tre accordi rispettando la regola del voice leading, ossia delle note in comune. Io posiziono la nota Do nella parte più acuta del registro, di questi accordi, quindi suonerò l'accordo di Do maggiore in primo rivolto. E avrò quindi come nota al canto, come nota più acuta, la nota Do, poi suono la triade di La bemolle in secondo rivolto e infine la triade di Fa maggiore in posizione fondamentale. Posso suonare questo esercizio progredendo per intervalli di quarta, ad esempio, oppure posso comunque scegliere una sequenza di accordi ordinata per suonare questo esercizio. Ad esempio, lo suonerò per intervalli di quarta. Quindi, dopo aver selezionato la nota Do, passo alla nota Fa e analizzo per prima cosa a quali accordi appartiene. Sarà quindi fondamentale dell'accordo di Fa maggiore, terza dell'accordo di Re bemolle e quinta dell'accordo di Si bemolle. E adesso suono questi tre accordi rispettando la regola del voice leading, quindi Fa maggiore in primo rivolto, Re bemolle in secondo rivolto e Si bemolle in posizione fondamentale. E trasporto questo esercizio in tutte le tonalità sul ciclo di quarta giusta, quindi Mi bemolle, accordo di Mi bemolle in primo rivolto, accordo di Do bemolle, e infine accordo di La bemolle. In questo caso ho definito questo accordo Do bemolle per mantenere il nome corretto della nota Mi bemolle, anche se possiamo visualizzare questo accordo come triade di Si maggiore. Ti consiglio su questo esercizio di essere flessibile e versatile sull'utilizzo dell'enarmonia, ossia del utilizzare nomi diversi per lo stesso suono. Ma l'importante in questo esercizio è la visualizzazione e il corretto collegamento tra i vari accordi. Come abbiamo detto all'inizio della lezione, possiamo poi applicare questo esercizio a tutte le forme di accordo. Progrediamo ad esempio con l'utilizzo della triade minore. La nota Do sarà fondamentale della triade di Do minore, ma sarà anche terza della triade di La minore e quinta della triade di Fa minore. Andrò poi a suonarli rispettando il collegamento armonico con il voice leading e quindi con la nota che ho selezionato che rimane fissa al canto. Con questo esercizio potremo quindi approfondire lo studio degli accordi visualizzandoli attraverso un'altra prospettiva e questo ci permetterà di essere poi più veloci nell'individuare gli accordi e il collegamento armonico tra questi. Spero che anche questo video ti sia stato utile per migliorare nello studio del pianoforte e ti aspetto alla prossima lezione.